Ciao e bentornati su Techoner.it. Durante il Worldwide Developers Conference 2016 di Apple sono state presentate molte novità che vedremo nel corso di quest'autunno. Il keynote è stato diviso in quattro parti, ognuna attinente a un'area di sviluppo, quindi watchOS, tvOS, macOS e iOS. Non è stato invece presentato nuovo hardware, come è giusto che sia in questo caso. Vediamo subito le novità principali. Come solito Apple introduce l'evento con i numeri, che in questo caso si riferiscono al numero di applicazioni ad oggi disponibili e i loro relativi download. Parliamo di 2 milioni di app a fronte di 130 miliardi di download eseguiti, numeri enormi che indicano un'ottima salute sotto questo punto di vista. Le novità più interessanti cominciano con WatchOS 3, che nella sua ultima versione è stato migliorato di molto. Prima di tutto si è parlato di velocità e tempi di risposta drasticamente ridotti, con multitasking e tempi di refresh più rapidi. Sono state aggiunte nuove gestures per rispondere agli SMS e cambiare le watch face, che ora diventano animate e più colorate. Anche il discorso salute e sicurezza è stato migliorato, introducendo un servizio di emergenza, con cui chiamare le forze dell'ordine. Ordine è un'app per la salute, come Breathe, che serve a imparare a respirare profondamente e a controllare il battito cardiaco. Tutte novità che principalmente andranno in mano agli sviluppatori. Piccole novità anche per Apple TV, che ora raggiunge 6.000 app e 1.300 canali. Ovviamente questi dati sono riferiti all'America per il momento. Siri, ovvero l'assistente vocale, diventa più intelligente, riuscendo a capire meglio le nostre richieste per categoria, velocizzando la ricerca e l'apertura dei canali. Il login è stato semplificato, ora necessitandone di una sola volta, per poi non avere più richieste del genere in seguito. Infine, il collegamento con iPhone diventa più completo, tanto che la raccolta di foto può essere vista anche dalla TV. Senza troppe sorprese, è stato presentato in anteprima macOS Sierra, l'ultima release del sistema operativo per Mac in arrivo gratuitamente per tutti in autunno. Apple promette un'esperienza cross-platform nettamente migliorata, con una sincronizzazione e connessione tra i vari dispositivi più precisa e accurata. Le novità principali sono Auto Unlock, che permette di sbloccare il Mac se questo è in vicinanza con un Apple Watch, poi Universal Clipboard, che consente di copiare del testo su iPhone e incollarlo molto velocemente su Mac. Il cloud e il sistema di archiviazione file sono stati ottimizzati, garantendo più spazio per nuovi file a fronte di quelli troppo vecchi, che verranno eliminati automaticamente. Apple Pay, il sistema di pagamento elettronico, sarà disponibile su Mac, sul web, iPhone e iPad, tramite autenticazione con Touch ID su iPhone. Viene aggiunta la funzione Picture on Picture per avere un video in riproduzione in finestra mentre si sta facendo altro sul desktop. La vera novità è però Siri, che arriva finalmente con Sierra su tutti i Mac aggiornabili. L'assistente vocale permetterà dunque di fare quello che con iPhone già si fa, solo con una comodità nettamente migliore per chi utilizza molto Mac. La novità più attesa è però stata iOS 10 e tutto quello che si porterà dietro. Si comincia con un lock screen ridisegnato, da cui potremo rispondere ai messaggi, accedere alla fotocamera e ai widget. Le notifiche diventano più interagibili, leggibili e personalizzabili da tutti gli sviluppatori. In pratica diventano più smart. Un'altra novità molto gradita riguarda sempre Siri, che ora, per la prima volta, si apre agli sviluppatori, con nuove API per migliorare e facilitare l'invio dei messaggi. Le foto diventano sempre più smart, con tanto di geolocalizzazione su mappa, riconoscimento dei volti, sistema di autocatalogazione e album realizzati con le nostre foto personali. Tutte cose che in realtà abbiamo già visto da altre parti, ma comunque molto gradite. Sia le mappe Apple Music e Apple News vengono migliorati, con un design ritoccato e maggiori prestazioni. Le chiamate e i messaggi vengono arricchiti di funzioni molto interessanti. Dal lock screen potremo avere una preview del contatto che ci sta chiamando e riconoscere le chiamate o i messaggi spam. Su iMessage si avrà la preview dei link, un accesso più rapido alle foto e ai video, predizioni di emoji che ora diventano 3 volte più grandi, nuove animazioni dei messaggi scritti, la scrittura a mano libera sul display, gli sfondi animati, preview di brani musicali ed effetti full screen. Anche iMessage si apre agli sviluppatori, aumentando ancora di più le possibilità di personalizzazioni. Infine, per migliorare la sicurezza, verrà introdotta la crittografia end-on-end di default. Dunque un grazie per la visione, vi ricordo come sempre che potete iscrivervi al nostro canale YouTube e seguirci su quello che abbiamo su Telegram per rimanere aggiornati. Come sempre, un saluto da Valerio Caporusso per Techoner.it.